Vi presento Chris, un bambino molto buono. Oggi è un giorno speciale per lui. Sì, finalmente è arrivato questo giorno. Oggi è il mio compleanno. Wow! Buon compleanno, figliolo. Ho preparato la tua torta preferita. Esprimi un desiderio e spegni le candeline. Io voglio... E ora è il momento di aprire i regali. Non voglio nessun regalo. Ma chi sei tu e che ne hai fatto di mio figlio? Oggi voglio solo una cosa. Avevo una scatola da qualche parte. Non è questa e nemmeno questa. Oh, mamma. Phil! Sta bene. L'orso non può battermi. Ma che sta succedendo? Non capisco. Che cosa ha Chris che non va? Trovato! Puoi dirci qual è il problema? Voglio che accettate questa sfida nel giorno del mio compleanno. Dire sempre di sì? Mai. Ma tesoro, è solo per un giorno. Ok, va bene. Ma solo per oggi. Quindi, oggi non voglio andare a scuola. Che significa? Oggi è sabato. Beh, va bene allora. Voglio un cane. No, ne abbiamo già parlato. Chiavi, macchina! Allora, che hai detto riguardo al cane? A proposito, vorresti un marshmallow? Non la voglio! Io voglio guidare! Oggi non puoi rifiutare, ricordi? Beh, a quanto pare questo è il desiderio di Chris e il signor Hunter non può fare niente oggi perché ha promesso. Ok, un accordo è un accordo. Sì, sì, sì! Lo sapevo che non dovevo accettare la sfida. La mia povera macchina. Chris, aspetta, ti prego. La mia bella macchina. Addio. Wow. Un attimo, amico. Non camminare con i lacci delle scarpe slacciati. Mi sembra di essere in paradiso. Qui c'è tutto quello che ho sempre sognato. Non c'è niente di interessante. È meglio che tu metta questi occhiali VR. Oh, un unicorno blu! Porta via questo ragazzo! No, non mi serve la realtà virtuale! Io voglio solo i dolci! Chi non ha mai immaginato di arrivare in un negozio di dolci e di prendere tutto quello che desidera? Ma questa non è più solo immaginazione, perché Chris ha davvero questa opportunità! Prendo anche questo, e non posso vivere senza questo! Vedo già il mio portafoglio vuoto! Ora è tutto mio! Oh, mi gira la testa dalla felicità! Figlio, ora dovremmo portarlo a casa! Questo è il suo assegno! Quanto? Contanti o carta? Tale padre, tale figlio! Questi uomini sono davvero molto sensibili! Ciao, famiglia! Tesoro, stai pulendo di nuovo! Ho trovato una soluzione al problema! Ora Vanessa pulirà per te! Grazie, signor Hunter! Puoi iniziare dal soggiorno. Wow, è carina! Ciao, io sono Chris. Ciao, Chris. Giochiamo insieme? Mi piacerebbe, ma devo lavorare. Ci penso io qui. Davvero? Allora va bene. Chris sembra essersi preso una cotta. Ceniamo insieme? Ehi, papà, ho un compito per te. Sì, figliolo. Pulisci mentre io e Vanessa giochiamo. Cosa? Ho detto di pulire l'appartamento. Ecco, prendi questa, ti tornerà molto utile. A proposito, signor Hunter, io mi faccio pagare ad ore. Questa sfida non solo mi rovinerà i nervi, ma mi lascerà anche in bancarotta. Sì, sembra che Chris abbia deciso di approfittare della situazione. Tuttavia, dovrebbe ricordare che la sfida finirà, ma le conseguenze della sfida rimarranno. Signor Hunter, non vediamo lo schermo per colpa sua? Beh, figliolo, mi ricorderò di tutto questo. No, ho perso! Sono a casa, ma che? Figlia, finalmente! Non ce la faccio più! Sono stata via solo per 2 settimane e mio fratello già vi ha reso degli schiavi? Ma che significa tutto questo? Questa sfida si chiama di sempre di sì. I nostri genitori faranno tutto quello che voglio. I nostri genitori non possono rifiutare. È interessante. Mi piace molto. Anche nostra figlia è contro di noi. Finirà mai questa giornata?
Sì, le ripeto ancora una volta che i numeri sono cambiati molto nell'ultimo mese. Dobbiamo stanziare più budget per l'acquisto dei materiali. Mamma, posso farti i capelli? Sì, figliola, vieni. Fantastico. Farò un'acconciatura elegante ma anche moderna. Cominciamo! Pronti? Sì, Ellen è una stilista nata. Però manca qualcosa. Ci sono! La mamma ha bisogno di un trucco alla moda per completare il lavoro. Ora va molto meglio. Mamma, sei così bella! È un bene che Giulia non abbia ancora visto il suo look elegante ma alla moda. Mamma, posso disegnare? Certo, tesoro. No, abbiamo bisogno di altro. A quanto pare Ellen è una bambina molto creativa. Eh sì, nella famiglia Hunter c'è già una futura stilista. Ti faccio vedere i grafici un secondo. Oh, non importa. Allora, i grafici. Ops, scusa, è la mia piccola Ellen, ti richiamo subito. No, Giulia, è stata una pessima idea. Mamma, papà, voglio andare al Comic Con, vi prego, vi prego, vi prego. Che ti devo dire? Ok. Evviva, andrò al Comic Con. Vado a prendere i biglietti. Muoviti. Ecco, ho comprato i biglietti. Fico, ma tra 6 mesi. Io voglio andarci adesso, il mio compleanno è adesso. Sono l'inafferrabile Spider-Boy. È divertente, qualcuno sta chiamando. Capo? Non va affatto bene. Cari, torna subito. Wow, ho bisogno di calmarmi. Buon pomeriggio, signor Simmons, e sono pronto a rispondere a tutte le domande. Non ti ricordi che oggi abbiamo una riunione importante? Riunione? Non mi ricordavo. Vi raggiungo subito. Papà! Arrivo! Papà! Papà! Sono qui? Oh no, la riunione! Scusate, è importante. Mi serve solo un minuto. Ma il nostro Comic Con! Phil Hunter! Mi sto innervosendo! Sono io? No, non sono io! La nostra conversazione finisce qui! Papà! Sbrigati! La riunione è finita! Sono tutto tuo! Ottimo, ma dov'è il tuo costume? Oh oh oh! Questo non va bene! Credo che sia per te, tesoro! Di sicuro è il capo, è venuto per la mia anima! Sono licenziato? Assolutamente no! Adoro il Comic Con! Voglio un sacco di foto! Benvenuto! Mamma, voglio essere una principessa! Posso prendere il tuo vestito, per favore? Pensavo che non potessi andare peggio. Per favore! Evviva, è così bello! Grazie, mamma! Il mio vestito da sera preferito! Pizza fresca e succosa! Ti ho sognato per tanto tempo! Pizza? Stai attenta, Ellen! Gnam gnam gnam! Ops, scusa! Oh no, quello è molto difficile da smacchiare! Dove è finito il libro? Eccolo! Ah, buona fortuna, ragazze! Che serata meravigliosa! Ho fatto il pieno di piacere e ora ho bisogno solo di una rivista alla moda. Vediamo che c'è di nuovo. Wow! Pony? Papà, ho bisogno di te subito! Vai avanti, mio fedele cavalluccio! Beh, di sicuro a questo punto il signor Hunter si sarà pentito di aver accettato quella sfida! Dai, avanti, dai! Sì, finalmente il nostro tormento è finito! Mi sento così libero! Questo è il momento più felice della mia vita! Ehi, genitori, grazie per questa giornata, è stato molto bello! Abbiamo un altro regalo per te! Oh, dammelo! Aprilo, figliolo! Che c'è dentro? I genitori hanno sempre ragione! Ora tocca a noi, figliolo! Comincia a pulire l'appartamento, Chris! Ma non è giusto! Vorreste sfidare i vostri genitori come ha fatto Chris? Se sì, fatecelo sapere nei commenti sotto al video! Ti è piaciuto il nostro video? Allora metti un like, iscriviti al canale
E non dimenticare di cliccare sulla campanella. A presto!